partiamo sempre dal presupposto che il turismo non deve essere un problema, deve essere sempre vissuto come un'opportunità, però come tutte le opportunità hanno bisogno di strumenti, di regole. Firenze ha un rapporto tra visitatori e turisti che è tra i più alti del mondo, abbiamo 14 milioni di presenze turistiche all'anno con meno di 400.000 abitanti, quindi dobbiamo confrontarci sempre con questo tema dell'overtourism, come si dice, soprattutto quando è concentrato. Da qualche anno, approfittando del fatto che tutto il centro storico di Firenze è nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, abbiamo utilizzato delle regole per vietare l'apertura di attività commerciali di scarsa qualità, fast food, internet point, fonzente, tutte attività che in qualche modo alterano anche la tradizione commerciale. Abbiamo delle misure fiscali a tutela dei negozi storici, come l'abbattimento della quota comunale dell'IMU per i proprietari di negozi che rispondono alla tradizione, perché il commercio è un pezzo di patrimonio culturale. Però è evidente che senza una legge dello Stato, noi sindaci, seppure armati di buona volontà, non possiamo applicare delle norme molto molto incisive. Per questo è fondamentale avere degli strumenti che ci consentono di regolare il fenomeno del turismo, soprattutto il turismo mordi e fuggi, soprattutto il turismo legato alla sharing economy, le cosiddette grandi piattaforme online, che noi non demonizziamo perché fanno parte di una nuova forma di turismo, turismo esperienziale, ma dobbiamo in qualche modo affrontare che una cosa è una famiglia che ha un appartamento in centro, lo affitta perché magari ci paga gli studi dei figli, altro è chi di appartamenti del centro storico ne ha 10, 15, 20, paga solo la cedolare il 19% e di fatto fa una concorrenza sleale all'industria alberghiera che invece deve fare fronte a tasse, costo del lavoro. Quindi c'è un turismo che produce lavoro e c'è un turismo che si basa sulla rendita passiva. Dobbiamo distinguere queste due forme di turismo e avere degli strumenti efficaci per affrontarle. Il turismo è un fatto positivo, partiamo da qui. Il fatto che Napoli sia la città d'Italia che negli ultimi 3 anni più cresce per cultura e turismo è un fatto incredibilmente positivo. Che questo metta in moto economia e una potenza dell'immagine di Napoli nel mondo è un fatto positivo. Noi ci siamo mossi dal primo momento, pur in un'assoluta carenza di un quadro normativo regionale e nazionale, per ridurre al minimo quelli che sono gli effetti collaterali negativi anche del turismo, evitare quella globalizzazione al ribasso, quella massificazione, quell'abbassamento della qualità e soprattutto evitare quel fenomeno che va sotto il nome di gentrificazione, appunto svuotamento di luoghi della città da parte degli abitanti tradizionali e naturali, soprattutto studenti, soprattutto persone più fragili, e vedere aggrediti interi edifici da parte di catene immobiliari che vogliono aprire Airbnb, B&B, luoghi in cui ospitare turisti, e dall'altro lato evitare che ci siano attività commerciali seriali connesse alla turistificazione e ci sia invece un ridimensionamento di quelle che sono le attività produttive tradizionali. Quindi anche in carenza di un quadro nazionale e regionale abbiamo messo in campo e stiamo mettendo in campo una serie di misure, ad esempio la limitazione di aperture di strutture ricettive all'interno di un edificio, quindi non più di un certo numero di B&B o Airbnb all'interno di un edificio, soprattutto in alcune zone della città. Cercare, pur in un sistema di liberalizzazione delle attività economiche, di scongiurare che ci siano catene seriali che vanno a modificare in negativo l'identità di alcuni luoghi della nostra città, e invece incentivare coloro che aprono botteghe artigianali tipiche, trattorie tipiche, locali che vanno nella tradizione napoletana. E poi è anche importante questo collegamento tra sindaci, quindi noi ne discutiamo anche in ANCI e sappiamo che il ministro Franceschini sta lavorando perché ci sia una legislazione nazionale in materia, altrimenti i sindaci vanno un po' a inserirsi in un settore in cui ricordiamolo che la legislazione sul turismo è regionale e qui manca una legislazione di questo tipo e nello stesso tempo manca una cornice quadro di livello nazionale. Quindi non
va assolutamente, tra virgolette, criminalizzato il turismo, però va governato. Queste misure saranno attive prossimamente? Alcune sono già attive, altre le stiamo studiando, le illustreremo anche oggi. Alcune sono già attive e altre le stiamo mettendo in campo, altre le proporremo con un'iniziativa che tra l'altro si terrà domani a Napoli con gli assessori al turismo che vengono da tutta Italia, le proporremo come sindaci, come amministratori al ministro Franceschini. Sì, partendo dai numeri che riportava il collega, 5.000 appartamenti sottratti ai napoletani, possiamo dire che il fenomeno di gentrificazione è sostanzialmente già in atto. Si può immaginare di rallentarlo con queste misure? Non è che abbiamo una situazione particolarmente patologica nella città, abbiamo dei segnali che stiamo evidenziando, su cui stiamo lavorando e su cui stiamo intervenendo. Allo Stato il messaggio è che la crescita di Napoli di questi anni è legata soprattutto alle attività economico-produttive locali, al turismo e alla cultura. Quindi effetti negativi allo Stato sono arginabili. Barcellona ci è arrivata dopo, ci è arrivata quando la massificazione turistica era già diventata dominante, altre città ormai sono difficilmente controllabili. Napoli invece è intervenuta all'inizio, quindi stiamo contenendo sicuramente e credo che con le misure che metteremo in campo come Comune di Napoli daremo dei segnali anche di grande innovazione, che però senza una legislazione, ripeto, nazionale e regionale, sono armi un po' spuntate, perché c'è la liberalizzazione delle attività economiche in Italia e manca una legislazione regionale in Campania di riferimento e nazionale. Però le nostre misure le metteremo in campo comunque, perché non vogliamo, questo voglio essere molto chiaro, che i nostri luoghi più attraversati da viaggiatori e turisti si svuotino degli abitanti storici e soprattutto dei giovani, quindi delle categorie meno protette. Quindi su questo c'è un'attenzione altissima. Sindaco, un altro problema legato al turismo, perché se è vero che da un lato arrivando turisti arrivano tanti soldi, è anche vero che non vengono equamente redistribuiti e soprattutto c'è una fetta enorme di lavoro nero che continua ad esistere. Il proprietario del ristorante si arricchisce, il cameriere continua a lavorare nero. Ma anche sul lavoro nero devo dire che noi siamo in avanguardia, perché come sapete abbiamo adottato una delibera molto innovativa che va a emettere sanzioni molto pesanti fino alla chiusura della, fino al ritiro della licenza per gli operatori commerciali ed economici che sfruttano i propri dipendenti in nero e soprattutto i più giovani, quindi le regole ci sono e vanno applicate. Per il resto devo dire che invece il turismo in maniera incredibile si sta diffondendo sempre di più in tutta la città. Io ho visto strutture ricettive aprirsi in quartieri che era impensabile fino a poco tempo fa, da Capodichino a San Giovanni, a Cavalleggeri Aosta, per fare degli esempi di luoghi che stanno nelle periferie. Soprattutto l'economia circolare che genera questa ripresa di Napoli va nelle tasche di tutti, quindi non è un'economia oligopolistica o monopolistica, perché se guardiamo le persone che lavorano nelle trattorie o piuttosto nelle botteghe artigiane o piuttosto tra i professionisti, i lavoratori autonomi, i fornitori, ci sono tantissima gente che viene dalle periferie, tante aziende di periferie e tante aziende dei comuni dell'area metropolitana. Quindi la nostra è un'economia circolare e da questo punto di vista si crea anche, secondo me, una maggiore uguaglianza economica e giustizia sociale. Quindi vedo allo Stato stiamo ancora alla gran lunga di effetti assolutamente positivi. Proviamo a governare gli effetti collaterali. Ma lei è soddisfatto anche dell'individuazione di chi magari affitta a nero, di chi magari affitta a nero o non paga le tasse nelle strutture ricettive? Vanno assolutamente colpiti. No, lei è soddisfatto di quello che si è fatto fino adesso? Si sta facendo un grande lavoro, devo dire, anche come controlli, pure noi come polizia locale e polizia amministrativa stiamo facendo tanti. Secondo me si deve, le cornici delle regole ci sono, bisogna ancora di più a intervenire con le sanzioni.